L'Associazione Culturale 22 Aprile, con sede a Cepagatti, ha deciso quest'anno più che mai di celebrare questa giornata mondiale della poesia e ha scelto di conferire un premio, una menzione speciale, a un componimento scritto da un poeta, un medico, un anestesista, un rianimatore, il dottor Luca Di Tizio. Questo coronavirus, nella sua brutalità e nella sua, diciamo, democraticità, passatemi il termine, ci ha reso diversi anche noi operatori sanitari, ci ha reso più empatici, più vicini ai bisogni delle persone che stanno male, forse perché in loro riconosciamo anche noi stessi. Quindi ho scritto questi versi in dialetto, perché credo che il dialetto sia la lingua delle emozioni, e mi è venuto più facile così tirar fuori queste righe dal cuore, più semplicemente in dialetto. Quel titolo, Sfiatet, vuol dire proprio colui a cui manca il fiato, quella persona che è affetta da questa polmonite e ha un'insufficienza respiratoria molto grave e ha bisogno di un'assistenza ventilatoria, perché non ce la fa più proprio a respirare spontaneamente. Io descrivo i momenti precedenti all'intubazione, dove il dramma più grande, perlomeno quello che vivo io e credo anche la maggior parte di noi medici, infermieri, OSS, è quello di comunicare al paziente un suo peggioramento clinico e che è necessario andare avanti con cure più intensive e quindi con l'intubazione. Questa cosa, supportata anche da quello che si sente sui media, viene avvertita dal paziente come un momento, diciamo, quasi finale, cioè che non c'è quasi più scampo. In realtà non è proprio così, però la gravità della situazione ci fa pensare, a noi medici, che spesso questi pazienti, arrivati a questo punto, hanno delle possibilità di sopravvivenza che si riducono notevolmente. Te guarda e ne indienghe coraggio. Gli ridiche o aspetta che zaiace. A cui se zaiace, cosun, ni li tenga di più. Moi li dica. Guarda che neve buona, stegli come quelle che si veda alla televisione. E allora si guarda e che occhi ha sbautite. E se pensa che ormai se ne ite. Allora gli dica, ma chi sti di? Te faccio solo arpusè. Ni li vidi che ne burfia te. Ma lo cuore le sei. Che forse questo ha finito a cambiare.